che non si sono mai conosciute. Le società primitive tuttora esistenti dimostrano di avere conoscenze molto evolute delle erbe che fanno parte del loro habitat naturale. Queste conoscenze sono trasmesse per via orale da una generazione all'altra. Commento: non è la trasmissione orale che è insufficiente, ma è la forma pensiero che si travasa da una generazione all'altra a comunicare la saggezza delle erbe. Infatti, la trasmissione avviene anche tra società primitive che non si sono mai conosciute.